è il nome mio che vende. Siamo ci andati? Dovremmo essere. Ciao! Buongiorno, buon lunedì! Ho dimenticato i kit. Intanto kit e imbottitura forse? Quella al solito, dai. Buongiorno, scusate un secondo che facciamo il nostro solito check intanto che arrivate. Ci siamo, ci sentiamo come sempre benissimo, molto molto benissimo. Bene. Ciao a tutti, buon inizio settimana, avete passato un buon weekend? Spero di sì. Ditemi cosa avete fatto questo weekend. C'è chi ha fatto fiere come l'Arianna, ho visto che ha portato dei nostri progettini in fiera, ha fatto i mercatini, bene, brave, molto molto brave. Abbiamo visto un bel po' di lavori, anche perché state cominciando anche a fare l'albero. Io lo farò in questi giorni l'albero, ho deciso che farò l'albero. C'è chi è categorico e lo fa l'8 di dicembre, c'è chi come noi che quando ha voglia lo fa. Quando ha le cose pronte ha voglia lo fa. E come sempre se fate l'albero anche voi in questi giorni, se non l'avete già fatto, mettete le vostre foto nel nostro gruppo perché io voglio prendere spunto anche da voi. Io più o meno le mie cose sull'albero ce le ho già pronte, quindi non devo fare grandi cose. Ma se voi avete qualche idea, io voglio vedere anche le vostre. Quindi, poi apriamo questa diretta approfittandone, ringraziando la Emanuela. Sì. Questa mattina è arrivato il corriere, ci ha portato un pacco. E di solito ci arriva la notifica dei pacchi e sappiamo cosa c'è all'interno. È arrivato questo pacco e non c'è... Ma che cos'è che hai ordinato? Io ieri ho fatto un acquisto per la Cricut, che tra l'altro devo ancora aprire, mi vergogno a dirlo, ma devo ancora aprirla. Ieri ho fatto un acquisto per una lama e ho detto, ma no, l'ho ordinata ieri, cioè neanche capito, nessuno apriamo. Consegna con questi tempi. È arrivato un pacco da una nostra cliente, sì. che voi siete veramente speciali, dalla Sicilia è arrivato questo pacco con dentro tre regaloni, sì. Anzi, e una lettera, che io le adoro le lettere, quindi sono amante proprio delle cose scritte, e poi le paste. Cioè dei biscotti con le paste di con la pasta di mandorle. Ne ho già mangiati due. Questa mattina è stata una mattina bellissima. Forse per quello che sono un po' iperattiva, boom, un colpo in canna bellissimo. Quindi Emanuela, se sei qui, grazie. Dopo te lo scriviamo, ti chiameremo. Ti chiamiamo dopo, però sì. Intanto grazie perché ci hai aperto, no, il cuore, ma di più. È stato molto bello. Infatti ho visto su come mittente il nome della nostra cliente, ho detto ma magari io le avevo, ringrazio, magari era bella. avevamo fatto partire il pacco che poi magari è tornato indietro, cioè cose che succedono, e invece era un regalo, è stato siamo viziate. Ciao Emanuela, grazie infinite, non, è stato un lunedì bellissimo, nessuno mai come te, grazie. Ciao Roberta, ciao Miriam, la Maria Grazia dice ciao, li ho fatti anch'io questi personaggi bellissimi. Ora ne parliamo, adesso appena finiamo di chiacchierare ne parliamo. Io ho già iniziato e finalmente ho addobbato anche la scala. Oh, facci vedere Roberta però, perché adesso io sono curiosa di vedere, eh. Anna Maria, ciao. Emanuela, spero che sia stato gradito, è stato di più. Ciao, grazie. Mi venivano a piangere. Ho letto la tua lettera e ero commossa, giuro. Sì, perché sono quelle cose che non ti aspetti, e è stato veramente molto bello. Dopo Emanuela ti chiamiamo per ringraziarti, così ci sentiamo. Ciao Ivana, ciao ragazze, poco arrivato, grazie, super come sempre. Un saluto anche alla mamma, grazie a te Federica. Ciao Silvana, buongiorno ragazze, mamma, e ciao Maria, ben arrivata. Ciao a tutte, ciao. Allora, cominciamo oggi a parlare di questo progetto, anche se devo dire che siamo state un po' delle furbette, perché noi abbiamo fatto il sondaggio sul gruppo, voi avete votato Ciocco Natale, ma noi stamattina ci siamo accorte che del Ciocco Natale ci mancano un paio di materiali che sono essenziali. È arrivata la morena sabato e mi ha spazzolato tutto. Esatto, quindi abbiamo deciso di switchare il progetto di oggi con il progetto di settimana prossima. Quindi settimana prossima si parlerà del Ciocco Natale, tempo che arrivi tutto di nuovo il riassortimento. Ciao Mara e Monica, aspetto il conto rimasto indietro. Sì, questa mattina ho risposto un bel po' di messaggi. Gliel'ho proprio detto alla Monica. E ho visto che vi avevi fatto l'aggiunta e poi ci sentiamo Mara sicuramente. Più che te l'aveva fatta ce la siamo persa. Ah, ma era un messaggio che non ho letto? No, era una diretta e poi non te l'ho detto di aggiungere. Vabbè, l'importante è mettersi d'accordo. Sì.
Ciao Laura, ciao Giusy, buona giornata a te, ciao Marina di nuovo, ciao, ciao Daniela, buongiorno stelline, eccovi sempre più belle, che cosa si fa questa mattina, ciao Antonella, oggi parliamo di Mario e Lina. Questo è un progetto a cui siamo particolarmente affezionate perché il nome nasce dal nome di un'altra nostra cliente, che è la nostra Mariolina, che ci segue ogni tanto, magari c'è anche oggi, mi sembra di sì. Perché un giorno voi sapete che noi per i nostri progetti studiamo, pensiamo e ragioniamo per i nomi, finché poi a un certo punto ci stava scrivendo, mi sembra. Ci stava scrivendo su WhatsApp e mi fa la Franci: come possiamo chiamare questi due gnomi che sono un maschio e una femmina per dare un nome un po' così carino e accattivante? E allora io ho detto, stavo scrivendo la Mariolina e ho scritto Mariolina, perfetto, era lì. Quello è stato molto facile, sì. Era ovvio. Allora sono diventati Mario e Lina. E infatti abbiamo Mario con la barba e Lina con le trecce. Gnomo e gnoma. Gnomo e gnoma. Il cartamodello poi all'interno del libretto sarà lo stesso, cambia solo il... la barba e le trecce, quindi in realtà è uguale. Ciao Laura. Allora, la Silvana chiede: questo è sempre il libro degli angeli e delle candele? Sì. Eccomi, ecco, c'era anche la Mariolina che manda le faccine che ridono. Sì, il progetto, questo progetto qui lo trovate sempre nel nostro ultimo libro, Mentre fuori nevica. È uno dei progetti della Franci e adesso ne parliamo bene. Ok, qui vedete tutti i progetti che abbiamo presentato in questo libro. Siamo quasi alla fine, li abbiamo presentati praticamente quasi tutti, esclusi i due progetti dedicati alla Befana, che faremo probabilmente più dopo avanti. Natale. Esatto. Quelli, diciamo, dedicati a Natale, siamo un po' agli sgoccioli perché abbiamo ancora Mariolina, Mini Freezer e Mini Brina, Freezer e Brina, che probabilmente li metteremo insieme perché è inutile, sono gli stessi materiali. E in più il ciocco Natale, che appunto era quello che avremmo dovuto fare oggi. Giugi l'abbiamo già fatto. Giugi sì. L'abbiamo fatto, sì. Allora, eccoli qui, sono Mario e Lina. Ah, come sempre, il libro viene 11,80€ per chi è nuovo, per chi ci segue da poco. Il libro viene 11,80€, contiene tutti questi 13 progetti più delle idee extra, che sono un paio di idee in più. Una di quelle è oggi, ve la facciamo vedere oggi. Ve la facciamo vedere adesso. Ciao Paola, ciao Gabri, ciao carissime splendide, Filippo non è arrivato. E poi controllo Gabri, mandami un messaggio che ti dico subito. Bellissimo, buongiorno, vi scrivo su WhatsApp ma voi siete impegnate e non mi rispondete. Scusa Giusy, lo so, oggi mi sto dedicando oggi ai messaggi. Era ai messaggi del 18 novembre, quindi sì. Entro stasera penso che riesci a finire, vero? Allora, spero. Il pacco si è perso, se l'avete mandato mercoledì scorso è passato tanto tempo. Dopo controllo, però mi sembra... dopo ti dico, Salve, salve. Guarda, appena mettiamo giù, guardiamo il messaggio di Gabriel, sì. Il messaggio della Giusy. Esatto. Promesso. Buongiorno, pronta vi per la diretta. Vi rispondiamo subito. Ancora prima di andare a pranzo vi controllo entrambe, Ricordatemi. Allora, la diretta di oggi, cosa facciamo nella diretta di oggi? Vi spieghiamo i materiali che abbiamo utilizzato per fare questo progetto. Sapete che sono materiali sfusi, quindi vi serviranno nel caso doveste fare più pezzi. Se dovete fare solo due pezzi perché volete provare, avete un angolino da riempire, eccetera, eccetera, sapete che abbiamo i kit. Dei kit parliamo alla fine, quindi intanto esatto. Andiamo a mostrarvi tutti i materiali utilizzati. E poi appunto andiamo a mostrarvi il kit, quindi se vi manca qualcosa scrivete. Poi c'è Silvia che dice: scusate se scrivo qui, ci siamo sentite su WhatsApp per un ordine ma non mi avete mandato gli estremi per fare il pagamento. Silvia, scusami, ogni tanto sono persa, te lo mando subito dopo. Mi sa che una di queste mattine faccio un salto da voi dalla Sicilia al vostro negozio, sarebbe bello, Antonella, dai, vienici a trovare, facciamo un gemellaggio, tu vieni su e io vengo giù, va bene, facciamo così. Andiamo a trovare anche l'Emanuela. Esatto. Che tutta bello. Tutta una spedizione. Allora, il nome di questo progetto è appunto Mario e Lina e come sottotitolo abbiamo messo: siediti al tuo posto e accomodati, Mario e Lina ti aspettano per festeggiare insieme il Natale. Infatti è stato pensato come segnaposto. È un signor segnaposto perché è bello grande, quindi i vostri invitati devono essere
importanti, dovete volergli gli veramente resterà, bene. Gli resterà anche come omaggio. Esatto, ma comunque in caso potete anche usarlo come decorazione, quindi non necessariamente come... è andato via il focus? Sì, è un po' bruttino questo. È un po' bruttino. Vabbè, adesso sì. Ecco, faccio vedere da vicino. Potete utilizzarlo anche come decorazione. La nostra cliente l'ha messo all'interno di una lanterna con le candele, quindi poi appunto in base a cosa avete voi lo potete inserire. Antonella dice che lei ha fatto l'esercito dello gnomo sbarbatello, un successone, grazie anche all'antività è stato un successo, grazie. Sbarbatello sarebbe il Camillo. Sì, Camillo sbarbato. Ok, allora infatti iniziamo. Infatti invece che chiamarlo Christmas Edition potevamo chiamarlo Sbarbatello. Sbarbatello. Camillo Sbarbatello Edition. Sì, va bene. Ok, grazie Giusy, ci sentiamo dopo. Allora... Quindi la Giusy, la Gabri e la Silvia devono rispondere. Sì, perfetto. Allora iniziamo con il materiale. Materiale, partiamo con il panno lana, rosso, verde e nocciola. Allora, il panno lana viene utilizzato per fare il fiore. Quindi abbiamo, vedete questa per esempio è l'idea in più, vi dà l'idea di come è il fiore centrale, quindi il panno lana rosso lo utilizziamo per il fiore, il panno lana verde lo utilizziamo per le foglie. E calcolate che non sono petali ma è proprio una stella di Natale bella grande, quindi il cartamodello nel panno lana, quante riusciamo a fare nelle stelle di Natale? Mi sembra 5 ogni taglio di panno lana, quindi 5 stelle di Natale. Nel panno lana, se incastrate bene, il panno lana è un 50 x 50 cm a 3,90 €. Il rosso appunto si utilizza per la stella di Natale, il verde per le foglie, che in realtà si utilizza pochissimo perché sono due foglioline, che è questo verde qui, e il color, come l'abbiamo chiamato? Qui è nocciola. Nocciola lo utilizziamo per il berretto, quindi anche i berretti, insomma una quindicina di berretti escono tranquillamente. Sono colori utilizzati anche nel libro peraltro, quindi sono i classici proprio colori. Poi noi il panno lana che chiamiamo neutri. È uno di quei materiali, sì, che usiamo veramente tantissimo perché fa un bel effetto, resta è un materiale comunque che resta bello sostenuto, sì, e ha dei colori veramente veramente molto, sì, belli. Ho utilizzato il panno lana perché all'inizio avevamo fatto del panno lenci, Il panno lana rimane molto più voluminoso rispetto al panno lenci e soprattutto il petalo rimane in forma senza dover dare magari il doppio panno lenci eccetera eccetera. Quindi uno strato va più che bene e poi si può modellare anche con le mani, quindi volendo si può dare ancora più profondità. Quindi i tre tagli, caduno costa 3,90 € e un 50 x 50. Saluto Maria che è arrivata, che dice buon lunedì a tutte. Costo del kit lo diciamo alla fine, Gabri? Sì. Avete panno lana bianco? Sì. 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 È un pannino, non è proprio bianco ottico, è un panna... È quel bianco latte? Sì. Perché essendo un 90% lana, il bianco ottico in questo materiale non esiste, perché bisognerebbe candeggiare, però è una tecnica che non si usa più. Quindi eventualmente con i materiali così, con la lana, il bianco ottico non c'è proprio. Se volessi fare solo il fiore, Giusy, arriviamo da te perché poi ci colleghiamo per l'idea in più. Sì. Allora, poi andiamo avanti con il tubolare peluche glitter oro, che questo è di Nastri di Mirta. Allora, per fare il corpicino, perché in realtà questo gnomo doveva essere una stella di Natale, quindi il corpo va a assomigliare al centro della stella di Natale, l'abbiamo pensato così. Quindi abbiamo ricercato anche un colore che richiamasse appunto i colori della stella di Natale. Questo è un color senape, è glitterato, quindi ha pure l'effetto wow. In questo tubolare in realtà ci passano fino a palline da 12 cm. Noi ovviamente nel gnometto abbiamo messo una pallina da 5, quindi ne basta tipo 7 cm. Però volendo, se dovete fare altro, noi abbiamo solo questo colore, perché lo utilizziamo appunto solo per lo gnomo, però potete utilizzare fino a una pallina da 12 cm. Fino al 12? Fino al 12 ci sta, okay. Sì. Così Mirta ha detto. Io non ho provato, però se volete fare altro, appunto, in caso provo. Adesso ci provo. Vai. Ogni gnomo sono 7 cm di tubolare. Al metro viene 11,90 €. Solo in questo colore, in caso. Tu dici a cicciona, eh? Ah, ma diceva che ci passava. Prova. Che se mai, intanto... Me la faccio fare la mamma, aspetta. Sì, mamma, dai. Provami fino a che pallina entra.
Così per curiosità, è una cosa in più che non c'entra con il nostro progetto, ma è una curiosità. Poi abbassa se non è da 12, non mi ricordo. Prova 10. Non ho mai provato perché non li ho mai utilizzati. 12 la vedo durissima, cioè come farci stare nei pantaloni di 30 anni fa, nei miei jeans. Sarà larga pantaloni per quello. Esatto. La prossima volta li prendi elasticizzati. Quello lì non abbiamo minimi di taglio, tanto che la mamma... Sì, sì, facciamo, voi parlate. Gli facciamo fare le sfide. Oh. Vabbè, senza... No. Intanto risponde Antonella che chiede: con il pannolana si fanno anche per infeltrimento? No, Antonella, questo il pannolana è una cosa, è un foglio proprio che si può tagliare, cucire e imbottire. Mentre quella per infeltrimento è la lana cardata, è una cosa a parte. È un po' più soffice e meno compatta quella. Si chiama sempre lana in qualche modo, però sono diversi. Una è la lana cardata, l'altro è il pannolana, che sono due cose diverse. Comunque ho visto un video di Mirta dove gliela ficcavano dentro la palla grassa. Dopo lo vado ci starebbe un 8. Allora facciamo fino a 8. No, perché sennò diventano matte, sì. Se vogliono far bocce più grandi. Che bello, non gli metto con l'otto. Giusy e Laura mandano le emoji che ride. perché non ho provato, è il bello della diretta così, La mamma l'ha infilata da 8. Però l'avevo vista che la infilavano con un po' di forza, ma gliela magari infilata. C'è una misura diversa di tubolare. No, era questo. Vabbè. Vabbè, fino comunque fino a 8. Ma noi non ce ne frega niente perché tanto gli infiliamo all'interno la pallina da 5 cm. Infatti abbiamo una sfera di polistirolo da 50 mm. E questa qua costa, non mi ricordo, vai a vedere. Questa pallina di polistirolo, che è proprio una pallina di polistirolo, è tonda, viene 50 centesimi a pallina. È appunto utilizzata per fare il corpo. Scusateci. Così. È così. Poi la mezza sfera di legno da 20 mm. Questa viene ovviamente utilizzata per fare il naso del nostro gnometto e costa 20 centesimi caduna. Vengono vendute singolarmente, quindi se ne avete bisogno di tre, sono tre sfere, mezze sfere. 20 centesimi è la mezza sfera da 2 mm, 20 mm, 2 cm. Poi il disco di betulla da 4-5 cm. Allora, questo mi vergogna un po' per noi trentini o per chi ha boschi vicino o falegnami in casa, perché è proprio un disco di betulla, così, che fa stare in piedi il tutto. Questo è necessario, quindi se avete sotto, se volete fare un disco di feltro, se avete in casa dell'altro, se avete il marito che fa il falegname e vi taglia i dischi, ben venga, altrimenti ci siamo noi che li vendiamo sfusi e costano 60 centesimi caduno. Però questi sono particolarmente belli perché non è una classica sezione, un taglio a fetta di salame, capito? È tagliato proprio un pochettino di obliquo, esatto, in modo che si riesca a vedere anche un po' di corteccia. Questo è proprio legno naturale, sì. E sono 60 centesimi ogni dischetto. E viene utilizzata per far stare in piedi il tutto, perché sennò pende. Meno che non vi piaccia l'effetto giostra, picca. In quel caso va bene, se no abbiamo questi legnetti a 60 centesimi l'uno. Esatto. Gabriella dice, ma che carino. Poi il nastrino oro 3 mm. Sì. Per decorare allora, i codini, solo i codini, quindi solo nel caso faceste la femminuccia, la lina, calcolate che utilizziamo 2 metri per fare le trecce di filato e 2 metri per fare la barba, quindi se poi nel kit volete fare 2 maschietti o 2 femminucce, potete appunto decidere voi cosa fare. 2 metri si intende di lana, non di nastino. Di filato, sì. Mentre questo qua viene utilizzato per decorare le treccine, per fare il fiocchettino, e costa 40 centesimi al metro. Così, per fare proprio il fiocchettino piccinino. Ne utilizzeremo 30 cm in tutto, quindi poca robetta. Poi, la botanica verde. La botanica verde, allora, siccome è solo per dare un tocco frufru, sapete che noi la botanica la vendiamo a mazzi, ma ce l'abbiamo anche, cioè la smistiamo e la tagliamo un po' più piccolina. Quindi abbiamo il taglio minimo della botanica, che è questo, che costa 2,80 euro. E è anche la botanica che abbiamo utilizzato per fare il cerbiatto Giugi. Lo utilizziamo semplicemente per dare un tocco all'interno della stella di Natale, un po' più... Così. Così. Così, no? L'aggettivo.
L'aggettivo così. È così. È così. Poi le perline dorate. Le perline dorate. Qua sono stata cattiva, però era il tocco. Ma vengo lì a farvelo vedere. Qua potete maledire la Franci quando sì. farete il progetto, perché non è colpa mia. No, è per fare questa stella di Natale picci picci che ha sul... così ve lo faccio vedere anche da vicino. Che ha sul cappello, quindi... Così, per dare il tocco un po' più glamour. Un po' più glamour? Sì, vedi che è più glamour, cioè così. Allora, il tocco di botanica, c'è il tocco della stella di Natale, cioè scusa. Sono i dettagli che fanno la differenza. Sì, datemi un po' di soddisfazione. Bisogna dirlo. La Paola dice, sempre più brave, grazie. Gabriella, fate sempre così inaccessibili. Passerelle, mi piace proprio, grazie. 5 metri me lo metti di nastrino oro, sì, Giusy. Che costo hanno questi abeti? Gli abeti li abbiamo qui solo come ambient. Ma volendo sono tornati. Yes. Ma li prendiamo solo su ordinazione. E costano 12,90 mi sembra. Se siete interessate Caduna. In caso me lo dite. È molto carino perché ha le pignotte. L'effetto neve. L'effetto neve. È molto carino. E sotto il sacco non di sembra, non sembra quelli classici alberi finti. In caso vi dico il prezzo giusto se siete interessati, però mi pare che andava sui 12,90 euro. Comunque le perline, se mai come sempre mi scrivete su WhatsApp, controlliamo e vi mandiamo il messaggio oggi, rispondo. O se avete bisogno di messaggi urgenti, di risposte tempestive, chiamate al numero fisso, mi raccomando, non al numero WhatsApp, perché WhatsApp, quel numero lì non accetta telefonate ma solo messaggi WhatsApp. Quindi perline abbiamo la scatolina da 3 euro e qui fate tipo 150 Mario e Lina e in più fate i braccialetti per i vostri invitati. Ne fate un esercito. E costano 3 euro al blister. Poi ultima voce. Siamo già all'ultima? Sì. Ok. Il filato bianco per la barba e le trecce. Allora, utilizziamo un filato alpaca, però quello mi piaceva. Quindi questo è un filato... No, questo non è neanche costosissimo, no. Cioè è un filato di alpaca che però non è costoso, quindi dai, è una via di mezzo. Costa diciamo. 3,50 euro gomitolo, su ogni gomitolo ci sono 90 metri, 80 metri scusate, ogni gnometto ha bisogno di 2 metri di filato sia per le trecce che per la barba, quindi fate 160 gnomi. O fate un po' di gnomi e poi fate quella fascetta che vi facciamo vedere magari domani, me la passi, che è fatta col filato alpaca. Questa qua. Quindi fate un po' di gnomi e se siete abili con l'uncinetto, poi quello che avanza fate una fascetta. Le perline anche per me, dice Giusy. Sì. Laura dice, deliziosi a dir poco meravigliosi, Monica aspetto il totale così per venerdì ho il materiale, va benissimo, sì oggi ti mando il totale così domani faccio partire. E ciao Antonella, ben arrivata. Quindi questi sono i materiali che vi abbiamo, che abbiamo usato appunto per realizzare Mario e Lina. Se ovviamente ne dovete fare più pezzi. Se invece avete bisogno di, avete voglia di creare solo due Mario e Lina, che comunque è già un buon numero, e il kit costa 16 euro, è compreso di tutto, quindi perline, i dischi di betulla, tutto la lana, tutto quanto, l'imbottitura, avete all'interno tutto e costa 16 euro di due pezzi. Escluso il cartamodello che trovate sempre all'interno del nostro libro. Sembriamo quelle... Sai quando fanno le... come si chiamano? Gli spot televisivi che sanno già cosa dire. Sì, esatto, che si dividono le battute. Ma non ciao Luisa! Programmato. C'è Luisa Visentin e Laura Visentin. Io una volta ho mandato il riepilogo dell'ordine della Laura alla Luisa. Sappiatelo che ogni tanto io voi due vi confondo, però poi riesco, poi capisco. Da dove viene il cognome Visentin? Non so, origini del cognome, sono non lo so. Sono dello stesso paese, no? No. Ciao Gabri. Allora, quello che avete sul tavolo è panno lencio o panno lana? Quanto costa? Quello sul tavolo che abbiamo utilizzato appunto per Mariolina è panno lana. Panno lana 50x50 cm viene 3,90 euro il taglio. Ok,
allora, questo è quello che si definisce anche feltro modellabile. Sì, non che ha so un 2 se... mm, sì. Sì, ecco, lo chiamano anche feltro modellabile. Viene definito in tanti modi perché volendo con le mani si potrebbe anche modellare, quindi se avete dei petali tondi a cui volete dare un po' di volume si potrebbero anche modellare. La Gabri dice, penso Veneto, Visentin, sì, probabilmente sì. E, ok, bene, vi abbiamo detto tutto. Parliamo delle idee in più? L'idea in più avete esatto. Ci arrivavo, poi stavo tesoro. Per dire. Poi arriviamo all'idea in più. Da-da! Che adesso io vi leggo perché abbiamo scritto anche due parole sull'idea in più. Vai. Allora, idea in più, due punti a l'ho capo. L'ho scritta l'idea in più la sera, mi ricordo, era 1:30 di notte. Mm? Sì, ti ricordi che te la mandavo via WhatsApp? No, e me l'hai corretta 3 volte. Però mi fido, però leggila, può perché essere. Adesso secondo me è chiara. Allora, abbiamo scritto, realizza il fiore con il cartamodello della stella di Natale. Potrai usarlo come decorazione per le tende o per la tavola di Natale, oppure come chiudisacchetto se vuoi regalare dei biscotti homemade. Crea delle palline imbottite con il tubolare peluche oro e incollale al centro del fiore di pannolana. Aggiungi una mollettina di legno sul retro, qualche fiocco in juta, juta e oro e voilà! E voilà! Allora, in realtà, come abbiamo scritto sul libretto, il cartamodello della stella di Natale delle foglie è il medesimo, quindi fate lo stesso procedimento della stella di Natale scritto sul libretto. In più, però, non fate l'ognomo centrale, ma realizzate una pallina con il tubolare o con un panno lenzio, con una stoffa che avete. Tagliate semplicemente una pallina da 8 cm. Un cerchio, scusate, lo filzate tutto attorno e create appunto la pallina imbottita così. Poi l'abbiamo decorato con qualche fiocco, una mollettina sul retro, perché appunto lo pensavamo come o da appendere all'albero, quindi la mollettina è anche pratica, o appunto da allegare, da decorare il tovagliolo di Natale. Quindi in realtà può avere tanti usi come fermatende, eccetera, eccetera. Quindi passaggio lo stesso della stella di Natale, cambia al centro, fate una pallina, la filzate, la imbottite, la incollate al centro. Poi appunto lo decorate come più vi piace. Al posto dell'ognomo, quindi può essere anche un'idea per il segnaposto un così. Po' più economica, un po' più semplice. Sì. E la Tiziana dice, buongiorno ragazza, ti ho mandato un messaggio su WhatsApp. Sì, ho visto Tiziana ma non ho aperto il tuo messaggio, poi ci sentiamo. Avete anche altri colori del pannolana? Sì, ne abbiamo parecchi. Mandami un messaggio su WhatsApp che ti mando la foto. Li ho messi a posto proprio stamattina, sono più di 22 mi sembra. Ecco, la Giusy chiede se il cartamodello c'è nel kit. No, anche nella stella di Natale non c'è cartamodello, insomma. Della stella di Natale non c'è neanche kit, vi diamo il materiale sfuso. Sì, vi diamo a foglie. È poco il materiale, quindi vi conviene non comprarlo in kit, ma acquistare il materiale sfuso. La Mariolina dice, progetto fatto un po' strapazzato a modo mio, carinissimo. Ma ci piacciono quando lo strapazzate, cioè quando ci mettete del vostro. Poi Mariolina, questo è un po' tuo, quindi puoi farci quello che vuoi. Ciao care, grazie, buona giornata a te Gabri. Ciao. Allora, un pezzo pannolana, anche quel grigio. Allora, questo è il nocciola. Comunque Laura, ti mando la foto del pannolana. Mm-hmm. Anzi, faccio così, ve lo metto nelle storie di WhatsApp, che così se volete vedere i colori potete andare lì e semmai mi segnate quello che vi piace, così non lo mando a tutte singolarmente ma lo metto nelle storie così lo vedete tutte quante. E rosso, te lo scrivo su WhatsApp. Sì, sì. Grazie. Novità del vostro libro numero 1. Allora, sì, no, non abbiamo novità, però dovrebbe appunto essere chiamo pronto. Oggi, a vedere a che punto è. Pronto per la stampa per dicembre ormai, penso che... Primi di dicembre. Prima non riusciremo. Si fa attendere. È perché l'abbiamo detto con così poco preavviso che ovviamente la tipografia ha i suoi... le sue scadenze, le sue commissioni, e quindi di solito pensate che noi quando è che lo consegniamo il libro? Lo consegniamo a fine luglio e lo stampano per settembre, quindi abbiamo dato così poco preavviso che però un altro non tipo, pensavamo di finirli, ecco. Un altro tipo di stampa, cerchiamo di fare del nostro meglio comunque. Sì. Primi di dicembre in teoria dovremmo riuscire a darvi qualcosa. Antonella dice, buongiorno, cosa avete fatto oggi? Sono appena entrata. Abbiamo fatto la distinta e spiegato il progetto Mario e Lina, che sono questi bei due gnometti, uno con la barba e l'altra con le trecce. Meglio così sulla storia, perfetto. Il pannolana metti il rosso e il verde, va bene, lo aggiungo insieme ai 5 metri del nastrino. E perfetto. Le perline.
Sì, esatto. Comunque tanto la Giusy lo sa che mi manda la distinta perché è una donna saggia. Adesso intanto che le scaldo il pranzo risponde a quelle tre persone, esatto, che hanno... Esattamente. Quindi Gabri, Giusy e Silvia. Benissimo, allora noi vi diamo di nuovo appuntamento domani alle 13, sempre qui in diretta Facebook. Sì, sì. Come sempre, se avete bisogno di qualsiasi informazione o altro, mi scrivete su WhatsApp in questo periodo, siccome abbiamo tante richieste e tanti messaggi da leggere. Vi chiediamo eventualmente, se avete particolare urgenza, di chiamarci al numero fisso che magari vi scrivo. Urgenza anche nelle spedizioni. Sì, urgenza in tutto, in sì, qualsiasi caso. Marina dice, pressa poco sapete dirmi quando partirà il mio pacco? Mi pare, Marina, che ho guardato il tuo ordine stamattina, dovrebbe partire domani, se c'è tutto. In teoria dovrebbe esserci tutto. E i due legnetti, va bene. Quindi Marina, in teoria dovremmo riuscire a spedire il tuo domani pomeriggio. Ok, vi lascio comunque nei commenti anche il numero fisso, che così se volete 3-2... che così se volete potete chiamarci lì per qualsiasi tipo di urgenza. E vi auguriamo una buona giornata. Ok, è entrato. Anche da Mario e da Lina. Anche da Mario e Lina. Ciao a tutte, a domani. Grazie mille, buona giornata. Ciao.